maggior parte degli esseri umani aspira a raggiungere sempre il massimo, cercando ognuno entro i confini della propria possibilità di superare i propri limiti. Questo si verifica quasi sempre in età adulta, ma a volte capita che alcuni bambini nascono già dotati di incredibili capacità di apprendimento e di talento. Così oggi parleremo di 5 bambini nati con menti geniali. Siete pronti per questo nuovo viaggio? Cominciamo! Jacob Burnett fu un bambino prodigio. Nacque nel 1999 e sbalordì i professori universitari per i suoi concetti avanzati nel campo della matematica. Nacque con la sindrome di Asperger, una lieve forma di autismo che, secondo gli esperti, gli avrebbe causato non pochi problemi nel corso della sua vita. Ma si sbagliarono di grosso, perché Jacob si iscrisse alla Purdue University di Indianapolis e in 4 anni completò il suo dottorato di ricerca in fisica quantistica. Il suo quoziente intellettivo era 170, maggiore persino a quello di Albert Einstein. Tankish Matteo Abramo nacque nel 2003. È stato tra i membri più giovani della Mensa, dove è entrato quando aveva 4 anni. Mensa è un'associazione internazionale che ha come scopi principali scoprire e incoraggiare l'intelligenza umana, favorire contatti sociali fra persone particolarmente intelligenti, effettuare ricerche sulla natura, le caratteristiche e gli usi dell'intelligenza. A 5 anni terminò i corsi di matematica basati su 5 livelli, offerti dalla Stanford University, per i giovani in soli 6 mesi. A 6 anni frequentava già corsi di scuola superiore e corsi universitari. A 8 anni Tankish ha frequentato corsi di astronomia all'università, con gli studenti di almeno 10 anni più grandi di lui. Hakim Kamara nacque il 26 settembre 2000 a Berlino, da padre africano e madre europea. Cominciò a suonare il violino all'età di 2 anni. Le sue prime lezioni di violino gli furono impartite a Berlino. Dopo soli 6 mesi di lezione, Hakim fece il suo debutto nel dicembre del 2003, all'età di 3 anni, in un famoso concerto di Natale, ottenendo un successo incredibile. Hakim aveva una straordinaria capacità, quella di riuscire a memorizzare qualsiasi brano musicale, dopo averlo ascoltato solo 1 o 2 volte. Priyanshi Somani è una campionessa di calcolo mentale, nata in India nel 1998. Ha iniziato l'apprendimento del calcolo mentale all'età di 6 anni e all'età di 11 era la partecipante più giovane della Coppa del Mondo di calcolo mentale del 2010 e vinse. Batté 36 concorrenti e vinse il primo posto stracciando tutti i grandi campioni, dopo aver calcolato la radice quadrata di 10 numeri a 6 cifre, nel tempo record di 6 minuti e 51 secondi. Dal gennaio 2012 Priyanshi Somani è la nuova detentrice del record mondiale del calcolo di radici quadrate mentali, quando effettuò il calcolo della radice quadrata di 10 numeri a 6 cifre, in soli 2 minuti e 43 secondi. Marc Tian è un ragazzo di 15 anni di Hong Kong, di padre indonesiano e madre cinese, ritenuto un prodigio in matematica. Il suo nome fece il giro del mondo quando fu accettato alla Hong Kong Baptist University, diventando il più giovane studente universitario. Aveva appena 9 anni. Attualmente sta studiando per un dottorato di ricerca in matematica negli Stati Uniti. Sembra che le capacità del piccolo di Hong Kong siano davvero limitate. Bene, e anche oggi il nostro viaggio è terminato. Voglio ricordarvi di iscrivervi, se ancora non lo avete fatto, e di lasciare un like e condividere il video se vi è piaciuto. Ah, dimenticavo! Cosa ne pensate di questi bambini prodigiosi? Ne conoscete di altri? Perché no? Magari italiani? Fatecelo sapere nei commenti. Ciao curiosoni e al prossimo video!